Buongiorno signore e signori, ragazze e ragazzi, oggi voglio parlarvi di Zundapp, si pronuncia più o meno questa perché ha la umlaut, quindi due puntini sopra la U, e GS, grande sport, cioè che per la campagna, insomma, come moto da regolarità, quindi trasformata in effetti dalla MC, perché vedete qui infatti è riportato MC 125, che è la moto da motocross, in moto da regolarità con il contributo dell'importatore italiano. Quindi Zunda si presenta anche nella regolarità con questa moto, molto attraente. Vediamo quindi le sue caratteristiche generali. Comincerei a parlare del motore, ad esempio, che non ha una potenza eccessiva, nel senso che rispetto agli altri motori del stesso periodo, quindi siamo nel 73, 1973, ha 19 cavalli a circa 8000 giri, quindi significa un motore leggermente meno potente, una ottima coppia. Comunque ha un carburatore Bing da 28, gli altri modelli della concorrenza quindi avevano da 30 fino a 32, e una particolarità che non si vede molto è che le alette sono parallele al terreno, quindi vengono tagliate in questo modo. È una caratteristica particolare di questo modello. Generalmente le alette del cilindro sono inclinate anch'esse, invece in questo caso vedete il taglio, qui si intravede, però fidatevi che è così, fa in modo che le alette siano poi tagliate e appunto con la caratteristica di essere in posizione parallela rispetto al terreno per migliorare il raffreddamento. Altre caratteristiche del motore, quindi se vogliamo questa negativa, è il cambio che ha una corsa lunga ed era soggetto anche a rotture. Ogni tanto capitava che si rompesse, ad esempio, le sfere del cambio, oppure addirittura proprio non si innestavano le marce, particolarmente la prima marcia. Quindi un cambio che aveva qualche problema, poi nel tempo si è andato un po' affievolendo questo problema. Quindi una delle caratteristiche del motore. Comunque un ottimo motore, nel senso che aveva un'ottima coppia motrice per districarsi bene nei boschi, ad esempio. Poi altra caratteristica, la forcella di fabbricazione Zundapp, quindi vedete anche con questo archetto di rinforzo che non garantiva le stesse prestazioni della Ceriani, che in quel momento andava per la maggiore ed era montata dalla concorrenza. Secondo me belli questi parafanghi, vedete in grigio, che danno una bella linea, che quello posteriore si intravede, non si vede molto perché è coperto dalla targa porta muro. Poi vediamo anche l'espansione, quindi il montaggio di un'espansione qui laterale, quindi che sporgeva, e questo silenziatore piuttosto lungo che sporge dalla sagoma. Questa è un po' la caratteristica, anche se vi ricordate quando abbiamo parlato delle moto dotate di motore Zundapp, come appunto nel caso della Laverda, che hanno questa caratteristica di sporgere leggermente rispetto alla sagoma della moto, quindi portare il gas di scarico nella parte posteriore, quindi ripeto, piuttosto lungo lo scarico, però bello deve essere, secondo me. Ammortizzatori dovrebbero essere i Betor. Questa disposizione quindi del portaceppi, vedete, in questo caso con questa leva che lo va a bloccare in questa posizione, quindi posizionandosi qui, e anche la leva stessa, così con questa parte, ricorda molto quella del Puca, quindi ci sono delle somiglianze rispetto a questo elemento. Quindi, complessivamente, una moto che ha avuto un buon successo nei campi di gara, una moto gradevole a vedersi, con questo serbatoio che nella versione precedente era poi cromato, qui invece è stato diviso, vedete, in due parti, una parte superiore rossa, la parte superiore nera, con riportato il nome della casa costruttrice. Una bella sella, va a completare poi il quadro generale. Bene, spero che vi sia piaciuto. Naturalmente like se vi è piaciuto, ma dislike se non vi è piaciuto. Soprattutto commentate qui sotto con le vostre esperienze, attivate la campanella per essere sempre aggiornati sulle novità e iscrivetevi al canale perché mi fa piacere. Ciao a tutti, buona giornata.